Buongiorno cari amici di Visione TV, benvenuti all'ultimo Controcanto della settimana, oggi è venerdì. 8 ottobre noi come al solito spogliamo i giornali più venduti. I giornali più venduti sono il Corriere e eh, Repubblica e da qualche giorno stiamo eh, spogliando insieme a voi La Verità al posto del Fatto Quotidiano perché il Fatto Quotidiano oramai non è più buono neanche per ridere. Invece La Verità sta tenendo il punto su quello che accade questo sì di davvero grave nel nostro paese a partire dall'applicazione del cosiddetto Green Pass eh, esteso che è un vero abominio da uh, rigettare con tutte le forze e senza cedimenti. Cominciamo proprio con uh, il leggere la verità, il giornale di Belpietro che è l'unico obiettivamente dentro il circuito informativo mainstream che si sforza di tenere il punto sulle cose eh, serie. Apre sul uh, Green Pass, nuove vaccinazioni al palo, urge un ripensamento, Green Pass obiettivo fallito, dice così. Andiamo tutti a sbattere. Una settimana dall'applicazione della misura più dura al mondo, le peggiori previsioni si stanno avverando. L'obbligo escluderà milioni di lavoratori con danni per imprese e famiglie, pure molti industriali sono pentiti. Ora, al di là della, della, del concetto strumentale sull'opportunità di usare queste forme di ricatto per imporre ai cittadini una, una vaccinazione obbligatoria, però aggirata in maniera meschina e dissimulata da prese di posizioni di questo tipo, il problema vero è nel merito. Cioè tutte le persone che hanno un po' di sale in zucca, che conoscono un po' di storia, che conoscono la malizia del potere, che sanno come hanno organizzato questa Europa, che sanno quale tipo di spiritualità guida la mano dei vari draghi, Macron, Merkel, si rendono conto che siamo di fronte non all'applicazione di uno strumento emergenziale finalizzato al contenimento della pandemia, altrimenti l'avrebbero chiamato coronavirus pass, ecco, se lo chiamano green pass, ecco, con una con un'immagine che richiama anche l'ambientalismo, il rischio climatico. È chiaro che è tutto studiato al fine di abituare lentamente la gente ad accettare come nuova normalità, anche quando e se mai finirà questa emergenza, che è più mediatica che reale, una nuova normalità dove... Eh, si torna a vivere sotto forme di controllo esasperanti e si dividono e si discriminano i cittadini in categorie differenti, cioè eh, i diritti riconosciuti ai vaccinati che però sono sottoposti a una forma di controllo capillare, perché anche il vaccinato deve andare continuamente in giro per farsi tracciare se va al ristorante, se va allo stadio, se prende un treno, deve essere continuamente tracciato da questa intelligenza artificiale che poi... Accumula dati sulle persone e li mantiene al servizio di queste strutture tecnologiche, mentre il non vaccinato diventa proprio una, una, una categoria quasi subumana, cioè una simile diciamo, nel trattamento agli, a quello che i, i neri avevano, subivano al tempo dell'apartheid in eh, Sudafrica. Ecco, queste sono parole chiare, limpide di verità ecco come dice il Vangelo il tuo, parla il tuo dire sia sì sì no no il resto viene dal maligno noi sentiamo nei diversi talk show una serie di ragionamenti erzigogolati c'è chi si attacca alle virgole c'è chi dice che, che il green pass adesso ci permette di vivere libero insomma imbrogliano in maniera vergognosa un uomo che ha il coraggio di parlare il linguaggio della pura verità senza tanti infingimenti, senza retorica, senza utilizzare forme di politicamente corretto, è il filosofo e accademico Giorgio Agamberg, che non è l'ultimo arrivato, è uno dei filosofi, dei pensatori più prestigiosi eh, d'Italia, uno dei pochi tradotti in quasi tutte le lingue del mondo, una persona di assoluto prestigio, un uomo che non può essere facilmente mostrificato, accusato di avere... Tendenze neofasciste o eh, men che meno naziste, un sincero democratico che sta mettendo il dito nella piaga. È stato sentito da una commissione della Commissione Affari Costituzionali al Senato e ha usato parole di fuoco per dipingere la deriva in atto. Nel silenzio assoluto dei media mainstream vergognosi che non avendo il coraggio con lui di utilizzare il solito metodo diffamatorio, di colpire, di ridicolizzare, ecco, si limitano a un, ad un debole eh, e imbarazzato silenzio. L'unico giornale che ha avuto il coraggio di riportare le parole di Agamben, magari avrebbe meritato anche più spazio, però insomma, già l'hanno fatto, l'hanno messo in taglio basso, magari meritava il titolo d'apertura, però meglio che niente. Andiamo a pagina 5 della verità, c'è questo pezzo di Alessandro Rico che eh, sintetizza così il ragionamento di Agamben, dice col pass meno diritti che in urse. Nell'audizione al Senato Agamben fa a pezzi la card, dice crea cittadini di serie B, dure critiche anche dai giuristi Mangia, Caruso e dall'infettivologo eh, Salmaso, ecco Leopoldo Salmaso che è spesso da noi, dice l'intervento più dirompente è stato quello del filosofo Giorgio Agamben, il quale denuncia, ecco fate attenzione alle parole che usa, questo è un uomo abituato a pesarle le parole, è un uomo che non parla a caso, fate attenzione ai termini che usa, parla, di una situazione giuridicamente e moralmente abnorme, di una mostruosità per cui lo Stato declina formalmente ogni responsabilità in merito alle possibili gravi conseguenze del vaccino. In particolare, Agamben ha citato quegli articoli del decreto che dispensano dalla possibilità di essere processati o di rispondere per i reati di eventuale omicidio colposo o lesioni colpose tutti gli operatori che eh, si prodigano per eh, inoculare questo siero eh, genico che è formalmente non obbligatorio, infatti le povere vittime che devono andare lì a, a sottoporsi a questo rito pur di tornare a fare una vita semi normale, devono persino firmare una carta dove si assumono la responsabilità di una condotta che invece è di esclusiva responsabilità di un governo composto da eh, violenti ricattatori. Dice. Poi, Dice Agamben, c'è la riflessione sull'iniezione come viatico per abituarci ai dispositivi di controllo. Ecco, anche questo è un tema eh, centrale, non si può far finta, cari amici, che questi argomenti siano diciamo, soltanto l'incubo di pochi complottisti o le paturnie di persone che sono abituate a vivere di fantasia. Stiamo entrando dentro una nuova epoca. In sempre le grandi invenzioni tecnologiche hanno cambiato il nostro modo di vivere, hanno cambiato la nostra società. Tutte le persone che conservano un po' di sale in zucca sanno che eh, l'esplosione dei mercati, la costruzione di nuovi ceti di commercianti ha determinato la fine del vecchio eh, equilibrio dell'anziano regime che era stratificato, che era molto più lento. Tutti sanno che le invenzioni industriali nell'Inghilterra di qualche secolo fa hanno contribuito a modificare enormemente la sovrastruttura giuridica che doveva regolare i rapporti fra gli uomini dentro uno schema che cambiava dentro un mondo che materialmente mutava adesso pensare che queste stesse dinamiche non avvengono ai nostri tempi, dove la digitalizzazione del mondo, l'ingresso a gamba tesa dell'intelligenza artificiale, nuove forme di globalizzazione esasperata sono sotto i nostri occhi. Ecco, pensare che il cambiamento diciamo, economico non produca un, un cambiamento di governance sulla base magari di intenzioni di pulsioni che non sono sempre spiegate, raccontate né capite dai cittadini. Ecco, questo non è complottismo, questo è l'ABC della normalità, della serietà. Però Agamben, Agamben ha il coraggio e eh, si può permettere di dire la verità, altri invece vanno in giro per queste trasmissioni eh, balorde per ripetere, diciamo, eh, ritornelli stanchi che non spiegano ma semmai confondono. Dice eh, Agamben correttamente, dice ribalta il ragionamento, dice non è il Green Pass, spiega correttamente e in maniera molto lucida Agamben, un mezzo per costringere la gente a vaccinarsi. Quanto, dice lui, è il vaccino un mezzo per costringere la gente ad avere il Green Pass ecco, ha toccato il punto decisivo. Come avrete notato, da quando è stato imposto questo provvedimento sul cosiddetto Green Pass esteso, dai principali giornali italiani, da quelli che sono serbi diciamo, di questo sistema, dal braccio armato del potere malefico globalista, sono spariti tutti eh, gli articoli volti a generare ulteriore stress, ulteriore eh, paura eh, contro il eh, popolo oppresso dal. Terrore, questo perché? Perché improvvisamente è sparito il virus, perché non c'è mai stato, perché se sparisce dalla percezione sparisce anche dalla realtà. Com'è possibile che adesso non facciano più terrorismo quando i dati ci dicono che rimangono 30, 40, 50 morti al giorno, mentre lo scorso anno in agosto, quando i morti non superavano quelli delle dita di una mano, invece aprivano ogni giorno con titoli eh, drammatici? Lo fanno perché l'obiettivo che volevano raggiungere è proprio questo che è individuato a Gamben: cioè costruire una società di zombie di gente legata a un meccanismo, a un QR code, di gente che sa di non poter avere nessun diritto fondamentale, cioè di non essere portatrice in re ipsa intrinsecamente di nessun diritto fondamentale a meno che non esista uno strumento legato all'intelligenza artificiale costruito nelle mani dei padroni globali che trasforma un uomo senza diritti in un uomo che ha possibilità di esercitare qualche facoltà riconosciuta dai padroni invisibili. Agamben ha precisamente fotografato questa situazione dopodiché i paragoni che fa Agamben ecco vedete che ogni volta che uno va in televisione si divertono magari contro Francesca Donato che ha osato dire che questo Green Pass lo aveva eh, previsto in maniera così estesa per lavorare soltanto Hitler allora lì l'ipocrita di Capranica a gridare, a sbavare, sti vergogni sono dei paragoni con il passato che fanno schifo, che non si possono sentire draghi come Itra. Agamben invece precisamente, lucidamente con la forza del suo prestigio, non solo ripete quello che è stato detto e capito dai politici che hanno la, la facoltà di dire cose vere e giuste, ma semmai raddoppia, dice che è ancora peggio la situazione di come pensavamo, eh, dice una condizione dice, peggiore di quella dei cittadini dell'Unione dell Sovietica, dice perché loro erano costretti a mostrare un lasciapassare per ogni spostamento da un paese all'altro. Noi siamo costretti a mostrarlo per andare al ristorante, al museo, al cinema, ora anche per andare a lavorare. Dice se ne faranno una ragione quelli che il Green Pass non si può paragonare alle leggi razziali, ma il filosofo dichiara che il decreto ha creato cittadini di seconda classe con restrizioni identiche a quelle subite dai non ariane, forse però al tempo di Hitler gli ebrei al ristorante potevano andare, magari non potevano andare a lavorare, ma forse al ristorante sì. Dice, sono trasformazioni insidiose, ammonisce a Camere, perché avvengono senza il cambiamento del testo della Costituzione, ma surrettiziamente, come ho osservato, cacciari producono un passaggio dallo stato d'emergenza allo stato d'eccezione, dice la sicurezza. E le emergenze, conclude a gambe, non sono fenomeni transitori ma costituiscono la nuova forma di governamentalità. L'eccezione dice che si fa normalità. Eh, insomma, poi hanno parlato anche l'infettivologo Salmaso eh, Cosentino e il giurista eh, Mangia eh, che eh, ha spiegato come persino il regolamento europeo vieti la discriminazione dei non eh, vaccinati, ma invece in Italia questo non si può dire perché evidentemente l'Europa piace a giorni alterni. Allora, il tema vero è questo, sono, è questo che ha eh, toccato eh, Agamben, ecco, finalmente però qualcuno riesce a tenere vivo un dibattito sulle cose eh, importanti, mentre, insomma, i giornali... Nelle mani dei padroni, cercano di addormentare la questione, di far passare quello che sta accadendo come se fosse frutto diciamo, di una normalità indispensabile. Intanto vi voglio fare riflettere su un dato: sono passati quasi due anni e noi non siamo più ritornati alla normalità, anzi, ogni giorno la situazione diventa peggiore, la discriminazione diventa più grave. Io invito a riflettere tutti quelli che pensano che basti ubbidire al potere malefico incarnato da Mario Draghi per tornare a vivere spazi di eh, libertà a riflettere su quello che sta per davvero accadendo. Siamo dentro una dittatura feroce, non più neanche dissimulata, è bene che ne prendiate atto, almeno tutti quelli che non vogliono vivere dentro una società ossessionata dal controllo nelle mani di meccanismi artificiali prendono adesso coscienza di quello che sta accadendo perché già domani sarà eh, tardi. Eh, il vice direttore della verità Francesco Borgonovo fa un'analisi che merita di essere Rilanciata e commentata. Dice: eh, Hanno messo questo Green Pass eh, esteso, eh, spiegando che è indispensabile per aumentare il numero dei vaccinati, nonostante il numero dei vaccinati in Italia sia altissimo, almeno così eh, dicono, e nonostante non ci sia nessuna emergenza vera eh, in corso. Ecco quindi soltanto un, un perfido ricatto. Dice: Tanto li vuole per nulla. A una settimana dall'entrata in vigore del fenomenale Super Green Pass, dice. Borgonova, a mettere la pietra tombale sulla strategia del governo ci pensa la Fondazione Gimbe, ecco che è una fondazione che fiancheggia i poteri eh, governativi perversi. Dice nonostante 13,4 milioni di dosi di vaccino anticovid in frigo, scrive in un report l'Istituto di Nino-Cartabellotta, scende ancora il numero dei nuovi vaccinati e vanno a rilento le terze. Eh, dosi, ecco, quindi il problema è che rimangono in frigo magari vicino al parmigiano le dosi di Pfizer, ecco, bisogna farle per forza evidentemente. Continua Borgonovo dicendo che eh, la carta verde equivale ad un obbligo vaccinale sul rettizio, un consapevole aggiramento della costituzione. I numeri di Gimbe svelano che l'obbligo mascherato non sta funzionando. Ecco, Questa è una buona notizia, significa che ci sono. Più di 10 milioni di italiani, e io voglio ringraziarli uno per uno, che stanno resistendo di fronte a questo clima di eh, violenza e di oppressione con grandissimo coraggio, con grandissima dignità. Male fanno i delinquenti di regime che dicono che queste persone non possono essere paragonate alla condizione che hanno vissuto gli ebrei o i diversi nel secolo scorso, perché in realtà la situazione è ampiamente sovrapponibile. Io sento ogni giorno tantissime persone impaurite da quello che può accadere il 15 ottobre, persone che non sanno come tirare avanti, persone ricattate eh, sul piano economico, persone isolate sul piano eh, sociale, persone derise anche all'interno degli stessi... Eh, contesti familiari dove eh, si trova sempre qualcuno che ha assorbito in maniera critica la narrazione del potere e quindi stigmatizza l'atteggiamento delle persone libere che invece non si vogliono piegare, insomma sono atmosfere palesemente dittatoriali e questi 10 milioni di italiani che resistono sono i nuovi eroi che costruiranno, finita questa emergenza, un paese diverso su basi non solo politiche ma anche etiche e morali migliori. Ecco, ciò non significa, dice Borgonovo, che la campagna vaccinale sia andata male. La grandissima parte degli italiani dice, si è sottoposta alla puntura, ma evidentemente non è bastato. Con tutta evidenza, c'è una fetta di italiani che non vuole offrire il braccio, i toni utilizzati negli ultimi mesi all'indirizzo delle persone che stanno esercitando un diritto costituzionale sono stati mostruosi, tanti complimenti ai vari burioni, Cazzola, ecco, Cazzola era quello che aveva proposto di utilizzare i, i fucili di Baba Beccaris per colpire, ecco, per uccidere, evidentemente, per fucilare i non vaccinati. Dice: L'Italia ha introdotto un meccanismo discriminatorio senza eguali in Europa, in sostanza nel mondo. Il Parlamento e persino il Presidente della Repubblica hanno accettato l'esondazione del governo, hanno adottato il lasciapassare creando un pericolosissimo precedente, mostrando una sudditanza mai vista nella storia della democrazia. Il Corpo della Nazione ha in larga parte consentito alla discriminazione palese di una categoria sociale, di una classe di individui i cui confini sono stati stabiliti su base. Biologiche, ebbene tutto questo al solo scopo di costringere più persone a vaccinarsi. Uno scopo che a quanto risulta non è stato affatto raggiunto. Ecco, conclude Borgonovo dicendo che volendo ci sarebbe ancora una settimana per porre rimedio, per mettere un freno alla follia. Dice, ma vallo a spiegare ai talebani: eh, Borgonovo non possono fare diversamente perché Draghi è la punta più avanzata di un processo che prevede la trasformazione, cioè l'eliminazione del libero arbitro dei cittadini, l'introduzione di forme di eh, controllo artificiale, così come ben individuate da eh, Agamben e la pandemia ha consentito la presunta pandemia ha consentito a questa gente di governare una, un passaggio che queste persone avevano previsto, avevano Preventivato e pianificato da tempo, per cui Mario Draghi può soltanto ricevere gli ordini, può soltanto mettere in pratica gli ordini che riceve da quelli che hanno costruito la sua brillante eh, carriera sulla pelle e alle spalle di cittadini raggirati, impoveriti e colpiti. Eh, dopodiché, ehm, guardate quest'altra notizia: ecco, Big Pharma ammette il vaccino dura poco, dice, ricomincia il pressing su bimbi e eh, terza dose. Ecco, Pfizer, eh, Pfizer stesso, cioè i produttori, sostengono che la copertura vaccinale vale per sei mesi, poi chiede l'ok ok tra i 5 e gli 11 anni. L'Italia non ci sente, dice il pass vale un anno. Caos moderna in Nord Europa, anche di questo i giornali e i media non parlano. L'articolo è di Patrizia eh, Floder Reiter, dice lo ammettono gli stessi produttori, il nostro vaccino, Protegge bene contro malattie gravi e contro ricovero durante i primi sei mesi. Dopo c'è una diminuzione dell'immunità, lo dichiara Albert Burla: ecco, non è uno scherzo, si chiama proprio così: amministratore delegato di Pfizer, Colosso statunitense che assieme alla tedesca BioNTech ha ricevuto la prima autorizzazione per il farmaco anticovid. L'Italia invece non sente ragioni. Sorda le spiegazioni scientifiche, e prolungata a 12 mesi la durata del Green Pass che finirà per durare il doppio della millantata immunizzazione. Cioè questi stanno dicendo che la, la protezione che il nostro vaccino offre a chi si sottopone al rito del siero che salva è di sei mesi. Lo dicono loro, quindi insomma già dovrebbero essere abbastanza ottimisti perché parlano di un prodotto loro, evidentemente lo guardano con un occhio amorevole. Questo non basta però ai nostri governanti per prendere atto del fatto che una persona che ha il Green Pass, però si è vaccinata 7, 8, 9, 10 mesi fa, non ha assolutamente nessuna protezione diversa rispetto a chi non si è vaccinato mai. Soltanto che sulla base di un non senso giuridico il non vaccinato diventa una persona senza diritti, senza possibilità di avere una, una parvenza di socialità. Il vaccinato invece, che non ha più protezione, per come conferma lo stesso burla, perché è vaccinato si 7, 8, 9, 10 mesi prima, gode del Green Pass e può continuare a fare quello che faceva nonostante nei fatti diciamo, non la sua situazione non sia per nulla diversa da quella che uno di uno che non si è mai vaccinato. Dice alla conferenza virtuale della sanità globale, dice Burla, ha fatto riferimento alle cartelle cliniche sanitarie di Israele che hanno indicato una chiara caduta della protezione. Dice "Per non perdere la battaglia contro il Covid", dice il nuovo mantra che si debba intervenire con una terza dose per tutti, ecco, che garantirà nuovi fatturati stellari a Big Pharma. Ecco, quindi cosa facciamo? Vacciniamo tutta l'umanità per sempre ogni sei mesi, diciamo, questa è la soluzione per tornare a una parvenza di normalità. Potrebbero sorgere nuove varianti, intanto si accelera per vaccinare anche chi non è a rischio Covid, Pfizer e BioNTech hanno chiesto alle autorità di regolamentazione statunitense di approvare per i bambini dai 5 ai 11 anni l'uso d'emergenza del loro vaccino già autorizzato per la faccia 12-15 e over. 16, ecco questa è una cosa davvero senza senso, questa è davvero una mostruosità, questo è davvero un crimine, andare a vaccinare con questo siero sperimentale bambini che non rischiano nulla dalla malattia, soltanto evidentemente per solleticare la brama di potere e di denaro di questi colossi del farmaco, questa è davvero una cosa che possono fare uomini senza un minimo di dignità, senza un minimo di amore per l'umanità, soltanto delle persone profondamente tenebrose possono pensare di mettere in piedi delle campagne di manipolazione contro i più innocenti, contro i più indifesi, contro i più piccoli. Vaccini per ogni età, dice, pur sapendo che non avranno lunga durata, di cui ben poco si conoscono le reazioni avverse, dice guarda caso, dopo le segnalazioni di un aumento del rischio di infiammazione cardiaca, tre paesi nordici hanno sospeso in via precauzionale l'uso di Moderna nei giovani, Svezia e Finlandia per le persone nate nel 1991 e negli anni successivi la Danimarca, gli under. 18. La Norvegia ha invitato le persone di età inferiore ai 30 anni dice, a scegliere Pfizer. Dice, per il nostro ministro della Salute Speranza, invece, non c'è da preoccuparsi. L'Italia non ha nessuna indicazione che vada nella direzione della sospensione del vaccino. Moderna per le fasce di età più giovani ha detto ieri a margine del congresso nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Ha poi aggiunto: Credo ci sia bisogno di più coordinamento tra i Paesi. Ritengo che dobbiamo fidarci delle autorità internazionali a partire dall'EMA, che è la nostra agenzia di riferimento, e ha espresso giudizi molto netti. In materia, dice non la pensava così il ministro del marzo scorso, quando decise prima di sospendere l'uso di AstraZeneca, poi di riservarlo solo agli over 60, nonostante l'Agenzia Europea del Farmaco avesse dichiarato che i fattori di rischio specifici non sono stati confermati. Insomma, è da più di un anno e mezzo che giocano con la vita delle persone e lo fanno nella più assoluta. Impunità. Non sappiamo che fine ha fatto l'inchiesta di Bergamo, tutti i giornali non parlano dell'inchiesta aperta dalla Corte dei Conti sul mancato utilizzo delle cure monoclonali che erano state offerte gratuitamente già nell'ottobre dello scorso anno, cure che sono state respinte, non accettate dai nostri governanti per ragioni che nessuno ha inteso uh, spiegare, ma d'altronde i giornali non fanno domande e il potere non risponde. Eh, possiamo la uh, verità e andiamo a leggere. La Repubblica, come vedete, non aprono più con gli allarmi sul Covid, non gli serve più, non serve più, è una scelta politica, non è una scelta sanitaria, fino a quando servivano ogni giorno aprivano con l'allarme Covid, adesso che hanno imposto il Green Pass esteso, ci cioè sono riusciti a far entrare nella mente di ognuno di noi l'idea che possiamo vivere solo se c'è un meccanismo che ce lo consente, non hanno più bisogno di terrorizzarci, il terrore è utilizzato come leva per cambiare diciamo, la struttura politica e sociale del nostro stare insieme, ma nessuno di loro gliene è mai fregato. Niente, né della nostra salute né della, del rinforzamento delle strutture sanitarie, stanno solo governando un passaggio stanno solo facendo centrare dentro un nuovo schema e ci stanno facendo entrare con l'inganno, cioè nascondendo le vere ragioni che inducono questi padroni a fomentare alcune eh, paure e invece presentandoci una realtà di comodo che obnubile, annulla la nostra capacità critica e ci conduce dentro un mondo che loro hanno preparato e che funziona soltanto per garantire il privilegio di pochi su molti. Ecco, recovery, eccolo qui, allarme. Sud. Le risorse del PNRR destinate al mezzogiorno sono inferiori al 40% annunciato. Dice nei territori burocrazie impreparate, a rischio i piani regionali per l'impiego dei fondi. Il ministro Giovannini dice: Formeremo 40.000 nuovi tecnici. Conte scarica raggi, dice Gualtieri è di valore. Tregoa, Salvini Draghi. Ecco, oramai Conte ha deciso di fare la stampella del PD, il Movimento 5 Stelle ha passato Dieci anni di insultare il PD, uh, vi ricordate tutte quelle cose che facevano su Mafia Capitale, dicendo che il PD era a capo di un'organizzazione criminale che aveva distrutto il paese, vi ricordate cosa diceva Grillo, il PDL, il PD-L, che loro erano un'assoluta alternativa? Adesso invece con Conte dicono chiaramente di potersi ritagliare il ruolo di servi sciocchi, diciamo, di colonna di completamento di un partito, per l'appunto quello oggi guidato da Letta, che porta le maggiori responsabilità. Del eh, degrado e della fine della democrazia nel nostro paese. Andiamo a pagina 6. Ecco: dai cinema alle discoteche si torna a vivere la notte. Addio. Metro di eh, distanza. L'articolo è di questa Alessandra Ziniti, o Ziniti, che è stata una delle giornaliste in questi anni e mezzo più violente nel colpire i non vaccinati, nel costruire atmosfere di eh, terrore. Forse in assoluto è stata quella che più di tutte, forse insieme a Margherita De Bacca e a Michele Bocci, ha eh, permesso al potere di imporre una svolta autoritaria cavalcando paure che eh, giornalisti così. Hanno eh, creato, ecco, chissà, soltanto per insipienza o invece con dolo. Ecco, approvato il nuovo decreto in vigore da lunedì. Che rivede al rialzo le indicazioni del CTS. Sorpresa per la decisione del governo di ampliare la capienza. Speranza e grazie ai vaccini. Guardate quanto sono falsi, ipocriti, miserabili. In nessuna parte del mondo esiste il Green Pass esteso così come in Italia e tutti sono tornati a vivere in Inghilterra, in Germania, nei paesi nordici. In alcuni paesi del Nord Europa non ci sono mai state restrizioni, neanche nei momenti che loro dicevano peggiori, restrizioni feroci come il lockdown Utilizzo obbligatorio della mascherina, invece e anche lì la situazione è nettamente migliorata perché è un decorso naturale. Come ogni virus arriva, eh, fa i suoi effetti, poi ad un certo punto la virulenza eh, sparisce, all'inizio ci dicevano, diminuisce e infine viene dimenticato, diventa endemico. All'inizio ci dicevano che ogni pandemia, ogni epidemia dura al massimo due anni. Ecco, in questo caso invece non si sa perché dovrebbe durare all'infinito: e soltanto l'arrivo del miracoloso vaccino potrebbe consentirci la riapertura di mediocri spazi di libertà. Sono dei bugiardi, sono dei mentitori. Non è vero che grazie ai vaccini, grazie ai vaccini hanno solo cambiato il nostro modo di percepire la nostra libertà e il nostro modo di essere cittadini e sovrani pro quota. Il Green, green Pass è mascherina, dice questa eh, Alessandra Zinita: e l'Italia torna a vivere, dice al cinema, al teatro, al museo, allo stadio, anche in discoteca. Ecco, guardate che fortuna. Abbandonando persino quel distanziamento di un metro al quale eravamo abituati da un anno, l'obiettivo dell'80% di popolazione immunizzata. È stato raggiunto, dice, la riapertura delle scuole non ha portato il temuto aumento eh, dei contagi perché non lo ha portato mai, lo avete fomentato solo voi l'idea che i bambini fossero vettore di pericolo, non è mai stato vero. La campagna di vaccinazione ha dato risultati molto incoraggianti che ci mettono nelle condizioni di poter fare ulteriori passi in questo percorso graduale, spiega il Ministro della Salute e Speranza. Da lunedì si riavvolge il nastro e si prova a tornare... Alla vita di prima, almeno per chi ha il green pass. Chi continua a dire no al vaccino dovrà rinunciare, eh, dovrà rassegnarsi a rinunciare. A molte cose. Ecco, guardate come lo dice con un ghigno malefico, guardate come è felice del fatto che chi rinuncia al vaccino dovrà rinunciare a molte cose. Ecco, di fatto saranno persone destinate ad una non vita, però sono persone zeniti, ziniti, come ti chiami libere, vere, che non si piegano di fronte alla vostra violenza, per cui anche se vivono adesso un momento di gravissima difficoltà perché colpiti da un potere feroce e dissimulato sono persone più ricche dei servi come voi che sono costretti a ripetere come pappagalli quello che il potere insegna. Invece queste persone che rifiutano sdegnosamente questi eh, ricatti ri conservano quello che voi non conoscete e non avete mai avuto, vale a dire la dignità e la libertà. Eh, green Pass e mascherine dice, potranno essere tolte solo in pista. Ecco per chi vuole andare in discoteca, se volete andare in pista, lì vi potete togliere. La mascherina, ecco, concessione alle quali il governo per limitare i rischi e evitare l'effetto psicologico del totale abbassamento della guardia accompagna sanzioni più pesanti. Il gestore che per due volte verrà sospeso a non rispettare le norme si vedrà chiudere l'attività anche per dieci giorni. Controlli rigidi sono previsti per i lavoratori dal 15 ottobre che dovranno essere in possesso del Green Pass. Nel decreto hanno trovato invece spazio l'esame per avvocato che sarà aperto solo ai possessori di Green Pass, l'ampliamento di 3.000 posti del sistema di accoglienza e integrazione come annunciato dal Ministro dell'Interno Lamorgese per garantire l'adeguata accoglienza dei profughi afghani. Ecco, chissà se ce l'hanno il Green Pass, se gliel'hanno fatto i talebani, se gliel'hanno rilasciato il Green Pass a questi che arrivano. Andiamo a pagina 7 perché questo clima di impazzimento, questo clima di follia, questo clima ben dipinto da uh, Agamben come il risultato di una sintesi perfetta fra le peggiori atmosfere del controllo tipiche dell'Unione Sovietica e una forma di discriminazione di precise categorie sociali, tipiche del nazismo, è possibile, è stata possibile, si è imposta grazie anche e soprattutto alla um, Diciamo alla, come possiamo chiamarlo? Forse il codardo è ecco quella cosa migliore. Ecco, alla pavidità di Matteo eh, Salvini che sta dentro questo governo, garantisce l'applicazione e la consumazione di veri e propri crimini contro l'umanità. però poi pensa di lavarsi la coscienza alzando la voce di tanto in tanto. Andiamo a pagina 7, è finita questa pantomima. Dice Salvini sigla la tregua con Draghi, ma si lamenta di eh, Giorgetti, l'articolo di Tommaso Ciriaco e di Emanuele Lauria dice quando Matteo Salvini si presenta al cospetto, ecco, cos guardate come parlo, <ride> cioè, non è che si incontrano Salvini e Draghi, no. Quando Matteo Salvini si presenta al cospetto di Mario, in genere si usava quando dice quando uno muore si presenta al cospetto di Dio, no? Quindi, evidentemente per questi due Draghi è una specie di Dio, perché non è che si vedono Salvini e Draghi, no. Draghi si presenta al, eh, Salvini si presenta al cospetto di Draghi. E come ti presenti? In ginocchio? Sui ceci, col rosario in mano? Come ti sei presentato? Si presenta al cospetto di Draghi con una preoccupazione, deve riaffermare che è lui che comanda, ecco, non è Giorgetti. I pantaloni nella Lega li porta Salvini. Eh, per questa ragione vuole incontri periodici, settimanali con eh, Draghi. Ecco, senza la Lega non c'è unità nazionale, di conseguenza non ci sarebbe questo esecutivo. L'area nel paese chiede misure concrete, l'impegno per la ripresa, poche urla e molto lavoro, dice per l'ex banchiere e anche nell'interesse di Salvini sostenere questo governo, ecco, non ci dovremo mai stancare di denunciare la, ehm, la natura profondamente avversiva di questo governo, non potranno passare 10, 20, 50, 100 anni, ma non dovremo mai smettere di denunciare questo periodo come il periodo della vergogna, il periodo dell'eversione, il periodo della torsione autoritaria, il periodo del ritorno di totalitarismi dissimulati, il periodo della fine delle nostre garanzie costituzionali, oggi c'è ancora troppa gente che è vittima degli strumenti di manipolazione del sistema, ma piano piano tanti di loro si sveglieranno. Sarà compito nostro tenere il punto per sempre, ogni giorno, tramandando quello che è accaduto ai nostri figli, ai nostri nipoti, affinché eh, sappiano, diciamo, cosa è accaduto nel 2020 in Italia con la scusa del eh, Covid. Ecco, dovrà per sempre, così come la memoria sui crimini del nazismo è ancora viva a distanza di un secolo, tra eh, 50, 100 anni, nella mente, nei cuori di tutta l'umanità italiana. E non dovrà essere presente perché l'avremmo instillato a noi il ricordo diciamo, della malvagità, dell'importanza di denunciare quello che è accaduto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, nel silenzio generale di una eh, classe intellettuale e politica complice e asservita ad un sistema di fatto autoritario. Dice: C'è una tregua nel governo e nella Lega, favorita dalla promessa di una maggiore democrazia interna, cioè la democrazia la volete dentro la lega cioè non la volete nel Paese, ma la volete dentro la Lega? Ai coordinatori regionali in videoconferenze Il capitano fa sapere che ci saranno i congressi di sezione. Cioè il paese scivola dentro la morsa totalitaria, però si farà il, la, il congresso di Casal Pusterlengo della Lega Nord, ecco, insomma il paese è salvo. Le riaperture esulta Maria Stella e Germina. Ecco, Meristarza è sempre la più ebete di tutti, non esulta. Ecco, che sono un successo del centrodestra, dice. Questa, questa scienziata applicata alla politica dice tutto è stato possibile grazie al Green Pass ecco, ma quanto sei falsa, ma come sei ipocrita ma perché non stai zitta ma perché devi, devi mettere proprio tu la faccia su queste idiozie che ti fanno dire va bene che poi ti ricompensano con qualche posto di, di governo un po' di responsabilità ma tu hai davvero il coraggio di ripetere queste, queste stupidaggini come se fossero vere perché sarebbe stato possibile grazie al Green Pass dove altro c'è il Green Pass come in Italia lì sono tutti chiusi in casa come sorci come vorrebbe burioni non ti vergogni di mentire sapendo di mentire vabbè ma va. possiamo pure il... la repubblica è proprio un giornalaccio cioè proprio un giornale ecco mentre anche il Corriere è brutto brutto però la repubblica, la repubblica quando lo tocchi cioè, lo, lo senti vedete puzza un po di zolfo mentre lo tocchi hai l'impressione come di di, di toccare qualcosa di insomma ti viene da andare non so a correre per mettere le. ecco quello lì ecco quando serve quello lì eh, mi è venuto in mente il liquido per le mani ecco dopo che hai toccato Repubblica ti viene subito voglia di prendere qualcosa di cercare in bar per igienizzarti le mani ah. mamma mia che brutto mi bruciano pure vabbè eh, chiudiamo con uh, il Corriere della Sera ecco via libera anche a questi altri mentitori via libera alle riaperture. Il governo ha deciso dall'11 ottobre cinema e teatri al 100% di capienza, stadi al 75%, discoteca al 50% e qua al 10 le redazioni dei giornali dovevano tenere aperte. Così la fine vate di scrivere fesserie. Incontro Draghi Salvini e tregua sulle tasse. Riforme, dice il piano per la scuola. Andiamo a pagina 15 perché ecco qui, guardate qua che belle persone. L'ultima volta a Roma da cancelliera Mario ha protetto l'euro. Ecco Mario che è l'idraulico Mario. Sorrisi e un po' di commozione, il premier campionessa del multilateralismo ci mancherà. Paolo Valentino, il famoso corrispondente da Berlino. È sempre la stessa storia, dice la solidarietà va insieme alla responsabilità, dice Draghi in una cerimonia degli addii affettuosa e velata di nostalgia accanto a lui Angela Merkel ha riproposto il suo antico teorema, l'unione dei trasferimenti non è un bene per l'Europa, abbiamo bisogno di solidarietà, ecco, ben oltre quella dei fondi di questione, ma ricorda che occorrono certe condizioni come il completamento dell'unione bancaria? Ancora in mezzo al guado è e l'uso del messo. di questo messo non ne parlava più nessuno. Evidentemente Massimo Franco ha avuto un moto di eccitazione appena la Merkel ha citato il messo. Infatti non ha scritto oggi perché sembra che non ce l'ha fatta, era in preda proprio ad un'ansia, ad un desiderio. Insomma, non sappiamo se gli è passato, però ce lo, ci comunicano che ieri Franco era proprio in una condizione di eccitazione abbastanza rara. Eh, Merkel ammette che di fronte a eventi eccezionali l'Unione deve dimostrare una capacità di risposta, dice solo uno spiraglio, ma Draghi basta per rovesciare il ragionamento, dice il Next Generation EU eh, spiega il Premier è una grande eh, occasione per l'Italia, soltanto se avremo successo tornando a crescere saremo più credibili. Ecco, non è la fiera della banalità, no? non è la fiera delle frasi fatte, cioè sembrano favolette raccontate ai bambini per tenerli a nanna. No? Cioè, c'è il lupo cattivo, c'è il cappuccetto rosso che va nel bosco. però fortunatamente arriva il cacciatore che la salva dal lupo. Cioè non vedete come che sono, cioè sono, sono discorsi, sono articoli costruiti proprio come se si rivolgessero a un pubblico diciamo, di 14, ma neanche di, 14, di, di 7, 8 anni. Ecco, vedete. Hanno salvato l'euro, Draghi e Mer, come sono bravi, hanno salvato Capuccetto Rosso dal Lupo. Durante i loro anni alla BCE la cancelliera ha difeso con grande convinzione l'indipendenza della BCE. Ecco, adesso parlano soprattutto di futuro, di clima, difesa comune, intelligenza artificiale, come risolvere le pandemie. Ecco, questi sono... I temi più importanti, giunta alla fine del viaggio poteva fare di più Angela Merkel: dice: In questi 16 anni ho sempre agito secondo coscienza impossibile perché non ce l'hai una coscienza, quindi si tratta di un reato impossibile e con le migliori intenzioni. Draghi gliene dà atto, dice stata determinante nel disegnare il futuro dell'Europa. Ci mancherà. Insomma, parla per te, Draghi. A noi non ci manca affatto. Chiudiamo il controcanto di oggi con. Eh, Ecco, con, con Papa Francesco, guardate com'è felice di vedere Angela Mer, come si sorridono tutti e due, guardate come sono contenti, ecco, due protagonisti di questo mondo infernale che oggi schiaccia, diciamo, i più deboli, i più fieri, i migliori, ecco, sono, sono loro due fra i protagonisti di questo mondo appaltato all'ingiustizia e alla disumanità. Però lo chiama nuovo umanesimo, l'appello caloroso condiviso con il Papa, guerre, migrazioni. Le sfide completamente nuove del cambiamento climatico. Di fronte a questo si tratta di avere la consapevolezza che noi siamo una comunità di destino, dice Merkel. Papa Francesco dice che la pandemia ci ha mostrato che non possiamo restare sempre sani in un mondo malato. Insomma, questo è ossessionato, sempre di pandemia parla, sempre di vaccini, non parla mai di salvezza, non parla mai di, di, di una tensione metafisica, di una vita eterna, mai, ne, sempre, solo di vaccini parla. Merkel e Francesco hanno parlato 45 minuti e ecco, hanno fatto il primo tempo, poi si riposano un quarto d'ora e fanno il secondo tempo. Hanno parlato di emergenza sanitaria, migrazioni, risposta dell'umanità al cambiamento climatico. Ecco, il, per il Papa è molto importante la Cancelliera, le sfide politiche sulla pace, il dialogo, un nuovo umanesimo europeo eh, che torni a fondare l'Europa. Eh, poi c'è un grande imam di Al-Hazar che ricorda l'iniquità planetaria nella distribuzione dei vaccini. Evidentemente le stupidaggini non sono una prerogativa soltanto oggi del capo della Chiesa Cattolica, ecco, ma si coprono di ridicolo anche i responsabili di altre fedi e di altre religioni, perché se no dicono poi che ce l'abbiamo solo noi, ecco, quindi non, non vogliono restare indietro. Ecco, si sono riuniti evidentemente questi altri, cos'era questo qui del capo del... del negli islamici ha detto non è che glielo lasciamo solo a Papa Francesco il compito di dire qualche fesseria, ecco, ha detto dilla pure tu così così se no non dicono che siamo diversi ecco va bene cari amici, finisce qui il controcanto di oggi, l'ultimo della settimana, ritorniamo lunedì sempre alle 11, sempre qui per commentare quello che ci sono i giornali più venduti, grazie per averci seguito anche oggi, vi ricordo che Visione TV ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro sostegno, questi sono i dati per effettuare un bonifico in nostro favore potete utilizzare anche Paypal, potete iscrivervi sul nostro sito e abbonarvi www.visionetv.it sito che è diventato una, una vera e propria testata online Continui aggiornamenti all'Italia e dal mondo, grazie alla costruzione di una redazione formata da brillanti eh, giornalisti. Un investimento che abbiamo voluto fare per rendere questo progetto sempre più forte e credibile. A breve lanceremo un grandissimo progetto per sfidare il eh, mainstream, definitivamente, cercare di costruire un blocco di eh, informazione davvero libera che possa mettere in discussione gli equilibri oggi dominanti, ve ne parleremo nei prossimi giorni e cercheremo insieme di realizzare una tv, un potere informativo costruito dal popolo per difendere le ragioni del popolo. Grazie a tutti voi e alla prossima.